Venditalia 2018, altro stand, altre novità. Ci troviamo allo stand della Faber Italia SRL e siamo in compagnia di Fabio Teti, il responsabile marketing. Fabio, bentornato. Ciao Fabio, grazie mille dell'ospitalità di nuovo e ciao a tutti gli amici di Vendi News. Bellissimo stand, ricco di tante novità. Da dove iniziamo? Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dall'officina, perché siamo qui proprio all'interno dell'allestimento della nostra officina, che è un nuovo brand sorella di Faber Italia. Il progetto si chiama l'Officina di Faber appunto perché in ogni evento, ma soprattutto in partecipazioni fieristiche, proporremo l'idea di poter realizzare, customizzare ogni modello di macchina in base anche alle richieste dei clienti, puntando a un target qualitativo molto più alto rispetto alla produzione di massa, puntando a un target estetico di design molto più particolare, di nicchia. All'interno di queste esibizioni soprattutto abbiamo mostrato a clienti che arrivano l'intero processo produttivo, anche dal momento della tornitura fino all'assemblaggio della macchina in se stessa. Il brand propone anche come logo un ariete in piena carica, simbolo di determinazione, ottimismo, passione e coraggio, perché poi il messaggio che stiamo cercando di lanciare è quello di sensibilizzare il consumatore finale a una scelta qualitativa più alta, cercando di allontanarsi soprattutto da quelle che sono le invasioni di mercato di prodotti di medio-basso livello qualitativo, che A, hanno delle durate minori, B, sono di maggior, se vogliamo dire, spreco nell'ambiente, la plastica non viene riciclata, quindi noi usando materiali nobili come ottone e acciaio o rame sicuramente c'è possibilità di riciclo e riutilizzo. Quindi la scelta saggia da parte del consumatore dovrebbe essere rivolta verso un prodotto di alta qualità. È una missione ardua perché ovviamente combattiamo anche con delle situazioni sociali e ambientali diverse da quelle che sono le prospettive future e niente, questo è quello che vorrei innanzitutto presentare, il progetto L'Officina di Faber, che è completamente nuovo e siamo alla prima edizione lancio. Ma c'è un'altra grande novità per ciò che riguarda la vostra immagine. La nostra immagine, sì, abbiamo unito le nostre forze con una persona che innanzitutto prima di avere tutta la nostra stima come amico è diventato anche poi la nostra immagine del progetto. Il progetto Faber che si mette in comune caparbietà, determinazione, solidità e tenacia. Da quest'anno in poi, sperando che andiamo avanti fino alle Olimpiadi di Tokyo, sarà con noi Clemente Russo. Clemente Russo, campione di box, che è alla nostra sinistra. Clemente, benvenuto anche tu dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Qual è il motivo che ha fatto da legante fra voi e Faber Italia? Innanzitutto c'è la provenienza, veniamo dal sud. Faber nasce proprio nella mia Marcianise, la prima industria di Faber nasce proprio nella mia terra natale. Quindi questo rapporto, diciamo, fraterni, quindi possiamo dire che siamo stati forgiati dalla stessa terra, ecco, sia a livello atletico che a livello produttivo di macchine. Poi è nata una grandissima amicizia con la famiglia Teti, sono anche i miei clienti in palestra, quindi è nata prima un'amicizia, poi un rapporto, diciamo, di stima e poi anche il lavoro. E io sono straconvinto che le cose originali devono stare insieme, e quindi quando ci siamo guardati negli occhi con Fabio e abbiamo capito che lui nella sua parte era un originale, faceva delle cose bellissime ed originali, io faccio del mio sport delle cose bellissime e originali, ho detto ma perché non metterci insieme? Un po' come in Eye of the Tiger con Sylvester Stallone quando era Rocky. Assolutamente sì, però il discorso qui è un altro, qui il discorso c'è che diciamo io sono un bisonte, Fabio è un ariete, quindi ecco abbiamo in piena carica
insieme all'Ariete c'è anche Clemente Russo da Tatanka, da Bisonte, quindi vogliamo attaccare il mercato. Ecco, Fabio vuole attaccare il mercato e con l'aiuto di Clemente Russo vogliamo essere i leader in questo settore. E tu li alleni non solo fisicamente ma anche spiritualmente per far sì che riescano? Assolutamente sì, perché comunque prima della forza fisica c'è sempre la forza mentale, senza la forza mentale non c'è potenza fisica che regga. Clemente, tu oggi sei qui per accompagnare loro in questo percorso fieristico dove vengono presentate le novità, ma ne hai approfittato anche per presentare il tuo libro. Ma io 2 anni fa ho scritto questo libro e insieme a Fandango, quindi una casa di produzione ottima, insieme a Boris Sollazzo, un amico scrittore, e siccome, ecco, ritornando al discorso precedente, Faber c'è l'originalità. Quando Fabio ha letto questo libro gli è piaciuto così tanto, oggi l'abbiamo anche presentato qui e l'abbiamo omaggiato a tutti i nostri ospiti. Bene, allora Clemente, grazie per la disponibilità, saluta tutti loro augurando di diventare al più presto clienti di Faber Italia SRL. Ciao ragazzi, vi aspettiamo qui allo stand Faber Italia, accorrete in tanti e prendetevi un buon caffè. Il buon caffè riusciremo a farlo offrire certamente da voi che siete impegnati, è vero che il tuo staff si arricchisce sempre più di nuovi elementi, chapeau. Sì, siamo sempre di più, ecco perché abbiamo bisogno di sempre più spazio anche all'interno delle fiere, però è stato importante per noi cominciare a dividere e settorializzare tutti i dipartimenti dell'azienda, quindi ecco perché siamo in più, in modo che il lavoro aumentando doveva essere distribuito, perché altrimenti i mal di testa cominciavano ad aumentare, quindi una persona riusciva a fare ben poco, però siamo contentissimi del lavoro che stiamo facendo e dell'espansione che stiamo avendo e niente, ringrazio a chi sta guardando questo video ora e a tutti i presenti dell'evento fieristico di oggi e i prossimi e futuri. Grazie Fabio, grazie Clemente. Arrivederci a tutti voi, grazie a voi. Non andate via perché Venditalia non termina qui, abbiamo tantissimo altro da documentare con microfono e telecamera attraverso gli schermi di VendingTV.it.